One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Siete andati a vedere il film su Barbie? O almeno ne avrete sentito parlare? Bene, allora avrete sentito parlare anche della regista di quel film, che si chiama Greta Gerwig. Parliamo di una figura eterogenea e davvero singolare, in quanto è stata attrice di uno svariato numero di pellicole, sceneggiatrice di una parte di queste e soltanto in seguito, dopo una decina di anni di attività, è diventata regista. E in questo ruolo ha avuto la possibilità di affermarsi pienamente. Oggi parliamo del suo esordio alla regia. Era il 2017 e usciva Lady Bird, una storia scritta da lei, in parte autobiografica, per la quale ha impiegato anni per la messa a punto. Una volta ultimata la sceneggiatura, è diventata anche coproduttrice e seleziona un cast che comprende Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Lucas Hedges, visto in Manchester by the Sea, e l'icona televisiva Laurie Metcalf. La storia vede protagonista una ragazza al suo ultimo anno di scuola prima di affrontare il college. È un momento di transizione molto importante, soprattutto per i ragazzi americani, perché in moltissimi casi coincide anche con il distacco fisico dalla famiglia. Per accedere a una prestigiosa università e ottenere una borsa di studio ci vogliono ottimi voti. La questione economica è uno dei tanti temi che gravitano intorno alla protagonista, poiché la madre si vede costretta a fare due lavori a seguito del recente licenziamento di suo marito. Lady Bird, è il tuo nome di battesimo? Sì, ho scelto io di darmi questo nome. Lady Bird dice sempre che vive al di là dei binari. Io pensavo che fosse una metafora. Invece, vive davvero vicino alla ferrovia. Tu sei una che ha le palle. Sei un'anarchica. Quindi non sei interessata a nessun college cattolico? Direi di no. Voglio una scuola tipo Yale, ma non Yale, dubito che potrei entrarci. Puoi starne certa che non ci entreresti. Christine, la protagonista, è una classica adolescente un po' ribelle che, come tutti quelli della sua età, mette in discussione ogni cosa, compresa la vita quotidiana nella sua Sacramento, una città di provincia della California. Niente di paragonabile a Los Angeles o San Francisco, luogo da cui lei, mentendo, racconta spesso di provenire. A un certo punto accede al corso di teatro e grazie al teatro scopre un nuovo mondo, stimolante e appagante, in cui poter fare esperienze di tutte le cose che la sua natura ribelle le ha sempre precluso. Insomma, si tratta di un film dai tratti pienamente adolescenziali che affronta tutti i passaggi, compresi quello classico del ballo scolastico, una sorta di rito presente in molti racconti americani, e che invece rivela una certa maturità. Racconta infatti la prospettiva di un'America meno centrale, ma più vicina alla realtà. Un film che merita di essere visto perché l'apparente banalità della trama svela invece una profondità non comune. Rivela il tratto di una grande artista che, dietro la macchina da presa, riesce a confezionare un film d'autore. Non a caso, al suo esordio cinematografico, questa pellicola ha incassato 5 nomination agli Oscar: miglior film, attrice protagonista, attrice non protagonista, regia e sceneggiatura. Non male per un film d'esordio. Ma ancor meglio se ricordiamo che quest'opera ha vinto il Golden Globe come miglior film e un altro per l'attrice protagonista andato alla Ronan. Inoltre ha ottenuto tanti riconoscimenti nei concorsi cinematografici di tutto il mondo, guadagnandosi il plauso e l'attenzione della critica. Certo, nulla poteva lasciar presagire la svolta che la carriera di questa regista ha ottenuto dirigendo il film su Barbie, però, osservando questa opera prima, possiamo dire che i segnali di un grande talento c'erano tutti. Lady Bird è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 2 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un film generazionale, ma universale al tempo stesso. Buon divertimento!